grande bagno di folla per la seconda serata della Notte delle Stelle a Torre del Greco. Migliaia di persone si sono riversate in via Litoranea per assistere allo spettacolo organizzato dal Comune nell'ambito della rassegna Restate a Torre, aperto dalle frizzanti note del gruppo Indietro Tutta. Presente ha potuto così scatenarsi con la musica della band dopo aver sfidato anche le avverse condizioni climatiche. Ospite d'onore della serata il comico Biagio Izzo, che ha regalato ai presenti tanti divertentissimi sketch. Vi lascio a Biagio Izzo! Grazie al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale che ha organizzato queste serate meravigliose. L'applauso che la da fa, beh, l'ho sentito, perché è gente che si è fatto un cuore così e lavora per la città, perché questa città è straordinaria. Viva, viva Torre del Greco! Vai! Biagio Izzo questa sera a Torre del Greco per una serata d'arte, di spettacolo e soprattutto nel centro del Golfo di Napoli. Certo, ne sono onorato da napoletano, poi queste sono le cose che più mi piacciono, diciamo l'espressione popolare nel suo vero senso della parola, quindi sono sempre contento di farle. Il tuo vicino di casa che le sembri schifate, sembra appiccicato, quando si affacciava al balcone, sapete dove vuoi bene? Stavo così fratto a me, ma chi stai scemo? Ma sempre schifato. Perché desideravamo il contatto con gli altri, un abbraccio, un bacio. Guardate, è stata una cosa terribile. Perché pensavamo che finita questa pandemia avremmo trovato un mondo migliore, che tutti noi avremmo apprezzato il vero valore della vita. Ma quando mai? Tu sei napoletano di origine, sei originario di Portici. Qual è il tuo legame con questa terra e con un paese vesuviano come Torre del Greco? Il legame è forte, è talmente forte che io ho deciso di restare ad abitare qua a Napoli. Amo questa terra più di ogni altra cosa al mondo, e mi piace molto la gente, perché la gente mi vuole, lo sente che mi vuole bene e io voglio bene a loro. Ulisse da piccolino era fissatissimo che doveva conquistare Troia, ma Piccirillo, tenevo pure un posto in da stanza, c'è stava Troia con tutti i palazzi a fuori. Quanto ha influito il tuo essere napoletano lungo la tua carriera? Non lo so, perché credo che i napoletani veniamo dall'arte di arrangiarci, quindi noi troviamo sempre la via di uscita. Forse grazie all'essere napoletano, ne sono felice. La femmina che sta incazzata non te lo dice perché sta incazzata, li ha capito tu. E quando la donna sta incazzata, perché l'uomo può da capire, l'uomo è struzzo da capire, diventiamo tutti commissari Montalbano. A ma capire, ma indagare, perché sta incazzata, che succede? Che ci sbagliati, sicuramente, stamattina sono asciutto, non ci saluto, 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 non ci che lo dice c'è la famiglia nel centro, non c'è la doccia cuore, cazzo di mai non ci fatto niente, non è possibile, non riusciamo a capire. Un saluto agli amici di TV City, ma a tutto quanto, no uno sì e uno no, a tutti. Lo spettacolo, iniziato con un po' di ritardo a causa del maltempo, ha riscosso in ogni caso molti apprezzamenti tra gli spettatori. Signora, sta divertendo questa sera? Sì, sì, tutto bene. Piace lo spettacolo? Sì, sì, certo, Biagio Izzo è sempre lo spettacolo lui stesso. Sì, sì, abbastanza. Con Biagio è assicurato il divertimento.
Sì, tantissimo. La serata è bellissima, il tempo ci ha aiutati. Ora stiamo vedendo Biagio Izzo. Un augurio e un grande applauso al sindaco Palomba, a Michele Langella, Enrico Pensato e tutti gli altri. Anche, scusami, a Luigi Mele. Com'è lo spettacolo? Bello. La Gioizzo la fa divertire sempre? Sempre, sempre assicurato il divertimento. Sta divertendo? Sì. Sì. Number one! Sta divertendo, signora? Moltissimo. Ti piace Biagio Izzo? Assolutamente sì. Sta divertendo tantissimo. Mi stai divertendo a questo spettacolo? Sì. Biagio Izzo la fa divertire? Mi piace tanto. Benissimo, molto bello. Una bella iniziativa. Mi piace tanto Biagio. Tantissimo, grande, grande. Biagio Izzo la fa sempre divertire? Sempre, sempre. Mi piace Biagio Izzo? Azzo, troppo. È grande, grande Biagio. Ora l'uomo in quel momento ha bisogno di tutto il suo coraggio per fare quella domanda che non avessimo mai fatto. Va là con lui a palla, tutto surato. Cabba, metti là, che ci tremano i cosci, si avvicina e fa: teso, ma che c'è? E se stai spalla, fa tutte cose spalla, pure la tavola parecchie spalla. Se gira, lo aggancia con gli occhi, lo ipnotizza, si rimane questo. E su, vicino vicino e fa niente. Perché la femmina è ingazzata, ma sta ingazzata, non te lo deve dire lei, li ha capito. Soddisfazione anche nell'amministrazione comunale per il successo della manifestazione. Stasera è un'altra serata importantissima, abbiamo Biagio Izzo con noi, e la Litorania che sta vivendo e Torre del Greco che sta vivendo, ricordiamoci questo, e l'applauso lo dobbiamo fare solo alla nostra città, per il resto è solo una grande festa. È la dimostrazione che la città realmente voleva questo tipo di eventi. Siamo stati incerti se la serata si potesse svolgere o no fino a qualche minuto fa. Ciononostante la gente ha voluto partecipare, la Litorania è stracolma, quindi siamo veramente soddisfatti, veramente una grande soddisfazione, ma più che altro per la città. Un pubblico meraviglioso quello di questa sera e quello di ieri, un pubblico del genere non si è mai visto in Litorania. Abbiamo veramente fatto tanti sacrifici per far sì che il pubblico di Torre del Greco e non solo, che è a costo numeroso questa sera, potessimo regalargli un bel sorriso. Nonostante il tempo che non è stato clemente, nonostante i tanti cavilli burocratici che hanno messo a repentaglio questa manifestazione, ci siamo riusciti. Per la prima volta nella storia della nostra città si sono svolti tre eventi di grande livello sul nostro meraviglioso lungomare. E vedere grandi artisti esibirsi al chiaro di luna con un palcoscenico naturale del genere, veramente non apprezzo. Il mio ringraziamento va al sindaco, a tutta l'amministrazione, perché eventi del genere hanno bisogno di una collaborazione di tutti i settori, dalla dirigente, dal settore della NU che è stato impeccabile, il settore giardini, parchi e giardini, il settore delle forze dell'ordine. È andato tutto per il verso giusto e devo dire la verità, siamo soddisfatti per il successo di pubblico che abbiamo riscosso. Grazie a tutti e soprattutto grazie al pubblico che ci ha seguiti. Grazie. Ringraziamo il sindaco, non Biagio, grazie a te se esiste tutto questo. Grazie di cuore e buon lavoro sindaco, buon lavoro. Grazie.